Federico Buffa, giornalista, telecronista e storyteller. Innanzitutto, bentornato all'Overtime Festival. Bellissimo. Secondo lei perché questa edizione ha, se vogliamo, un sapore diverso rispetto alle precedenti? Beh, perché l'anno scorso l'abbiamo fatta qui dentro la serata ed era obiettivamente diverso dal clima che si respirava. Primo, che è più importante del secondo, è che non essendoci la contemporaneità con Trento, quest'anno sono venuti più, diciamo, pezzi da 90, non solo gli aficionados, ma anche altra gente di livello molto alto. C'è un senso di appartenenza per quelli che vengono sempre e un senso di sorpresa che potrebbe diventare appartenenza tra quelli che non sono venuti prima. Qual è il punto di congiunzione fra cultura e sport? Cultura italiana o cultura in senso Cultura ampio? italiana. Male, è male. Nel nostro paese non c'è nessuna cultura dello sport. Si può cominciare a girare attorno alle questioni, però di fatto. Il trattamento che viene riservato allo sport, per esempio dal cinema e dalla televisione, è quasi sempre di natura parodistica. Nessuno ha il coraggio di fare qualcosa di realmente calcistico che richiede un investimento finanziario. Una volta mi ricordo che stavo facendo il doppiatore di un film americano su Jesse Owens e io chiesi in quell'occasione: ma perché non si può fare una storia del genere? Non lo so, chi volete? Primo Carnera, cioè personaggi della storia del nostro sport. Eh no, perché il problema è che bisogna mettere dentro tutte le comparse. Io conosco l'attore del film, che è un canadese che tra l'altro c'era in Selma, che mi fa: ma quale attore? Cioè, pensi che io sia allo Stadio Olimpico? Io sto facendo quella scena dove non c'è nessuno e poi in post-produzione metto dentro 100.000 persone, ma lo sapevo già. Era la risposta che mi lascia perplesso, è che qualsiasi pretesto è buono per fare qualcosa che non sia un tema di sport. Ce ne sono centinaia che si potrebbero fare in Italia, ma non sono attraenti. Qualche bel libro di sport invece negli ultimi anni è uscito, e come? E la cosa bella è che lo scrivono dei ragazzi, della gente che magari è molto conosciuta all'interno di chi scrive di sport, ma pochissimo conosciuta fuori da quel mondo perché non hanno accesso a programmi televisivi o cose di questo genere, o potrebbero e non ci vogliono andare. Questa è la cosa più interessante. Decine e decine di ragazzi italiani scrivono magnificamente di sport e meriterebbero molta più visibilità. Questo in qualche modo spiega anche perché è importante parlare di quella notte dell'11 luglio 1982. Insomma, ci sono 100 motivi per cui quella notte è diversa da tutte. Noi oggi è difficile parlare. Tu non eri nato nel 82? No. No. Tu non c'eri. Quanti anni hai adesso? Io ne ho 34. 34. Vabbè, Diciamo mio ok. padre mi ha Tuo raccontato padre c'era, l'emozione di sì, quella però notte. devi anche considerare il momento storico in cui arrivava. Venivamo dalla notte della Repubblica. Sono stati anni piuttosto complicati. A Milano, la città dove crescevo io, quando ti fermavano in due sul motorino, uno controllava i documenti e l'altro ti metteva la pistola qua. Oggi non è così. Le piazze italiane sono state di fatto chiuse, erano un simbolo di paura, troppi attentati. E io credo che la vittoria con l'Argentina 2-1, calcolando che Sarrià, dove si giocavano le partite, non aveva l'illuminazione, la partita si giocava alle 6, quindi finiva alle 8 italiane d'estate, quando c'era più luce che mai, e improvvisamente, dopo Italia-Argentina 2-1, la gente torna in piazza. È come se in quel momento gli anni di piombo cominciassero a sbiadire ed entrasse un nuovo ciclo, che è l'Italia degli anni secondi anni 80, che invece è un'Italia a nettissima crescita da tutti i punti di vista. Quella vittoria fu favolosa perché non se l'aspettava nessuno. C'è un momento dello spettacolo dove io arrivo qua, interpreto Berzot perché a quella squadra credeva solo lui ed è uno dei motivi più belli della storia. Cioè, lui ci credeva, il mondo non ci credeva. Lui ha creduto in sti ragazzi fino alla fine ed era un fatto soprattutto di riconoscenza. Loro erano riconoscenti a lui che li aveva chiamati e lui era riconoscente a loro perché giocavano veramente come un gruppo. Quindi parliamo di personaggi, di sportivi che erano degli autentici punti di riferimento dell'epoca. Facendo un parallelo con i ragazzi, i giovani d'oggi, ci sono dei punti di riferimento autenticamente sani nel mondo Allora, dello sport? dividiamo la domanda se posso in due. Uno, perché l'82 è ricordato con molta più emozione del 2006, se il 2006 è stato così vicino? Perché i giocatori di quella squadra erano molto più vicini alla comunità da cui provenivano. Cioè, Tardelli faceva il cameriere e un giorno ha offerto, anzi, ha portato un macchiato a Dino Zoff che non sapeva chi fosse. Poi 12 anni dopo vinco il mondiale insieme. Gentile ha fatto l'operaio, Zoff ha fatto l'operaio, Bruno Conti, che è stato la star probabilmente di quel mondiale, è uno che poteva andare a giocare a baseball negli Stati Uniti e suo padre, dopo aver saputo che doveva andare al Santa Monica College, Santa Monica per me è una martire cristiana.
ragazzino porta i bumbori del gas non sta proteggendo il futuro campione, protegge il lavoro della sua famiglia. Concettualmente qual è? Non avevano il procuratore a 13 anni, non erano professionisti a 14. Il calcio era beh, vediamo, e quindi avevano una semplicità oggettivamente superiore, anche se poi erano dei superstar. Nel mondo contemporaneo ho notato che l'esempio non viene più ormai dato dal giocatore in sé, viene dato dall'impatto che il giocatore ha su tanti altri fronti che non sono necessariamente quelli calcistici. Cioè, se lui posta questo, guida con la macchina, si comporta in un certo modo, attrae attenzione indipendentemente dal fatto di quanto forte sia, mentre in un mondo precedente tu guardavi ai giocatori che tra l'altro non avevano il nome dietro la maglia. Il nome dietro la maglia è arrivato molto tardi, quindi tu sognavi di indossare la 3 della Juve, la 5 del Milan, la 9 dell'Inter, che quella maglia non aveva padrone e quindi aveva una sensazione quasi di potenziale acquisizione psicofisica. E questo cambiava il modo di guardare al calcio, che era molto più ingenuo, molto più non solo naif ma anche un po' romantico. I giocatori non potevano comportarsi come adesso, dove non hanno relazioni reali con chi li guarda e li segue, perché loro hanno tolto praticamente i rapporti con la stampa. Parlano direttamente con il loro mondo, ma parlano solo come vogliono loro, perché il mondo non gli può fare domande. E quindi, a mio modo di vedere, è un po' autistica questa situazione.